si è messa in moto la macchina organizzativa della 30ª edizione della Fiera regionale dell'agricoltura di Teramo. Dal 12 al 14 aprile l'area stadio di Piano d'Accio accoglierà esposizioni di animali, macchine agricole, mercati contadini, piante e fiori, convegni e laboratori. L'evento, che richiama ogni anno migliaia di visitatori dal centro Italia, è curata dall'amministrazione comunale di Teramo in collaborazione con la Camera di Commercio, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e le associazioni di categoria del comparto agricolo. Grazie anche al contributo della Camera di Commercio abbiamo potuto abbassare la quota ai partecipanti della provincia di Teramo, quindi ci aspettiamo una massiccia partecipazione. Dai dati che abbiamo adesso si stanno iscrivendo tantissimi produttori, tantissimi espositori, quindi siamo ben speranzosi. Cosa organizzerete all'interno di questa fiera dell'agricoltura? Noi punteremo sul mercato di Campagna Amica, che poi sono anche parte del mercato esistente già a Teramo, al coperto sempre di Campagna Amica, quindi i produttori diciamo un po' autentici del territorio che producono la materia prima e la trasformano. C'è ancora chi vuole fare il contadino? Sì, il nostro settore a livello nazionale ha il tasso di presenza di partecipazione dei giovani più alto e tra queste molte aziende, una su tre è donna, quindi non solo più donna vista come madre, sorella, ma come imprenditrice nel nostro settore, soprattutto nelle parti di trasformazione. All'interno della Fiera dell'Agricoltura di Teramo sarà allestita anche un'area enogastronomica coperta di 500 metri quadri, dove i prodotti del territorio si trasformeranno in piatti tipici grazie a cuochi famosi e agli studenti della scuola alberghiera di Popparozzi. Tra le novità, l'opportunità di seguire convegni specifici e corsi di formazione grazie all'IZS Caporale di Teramo. L'IZS di Teramo in particolare sono enti vicini ovviamente all'agricoltura, anzi nascono all'inizio del secolo scorso come tutela del patrimonio zootecnico, combattendo le malattie infettive, quindi assolutamente siamo vicini a manifestazioni come questa. Parteciperemo con un evento formativo per i raccoglitori di funghi e poi in collaborazione con l'università parteciperemo con tre relazioni ad un convegno sulla zootecnia sostenibile.